Mio padre viene da queste esperienze, si trova a fare gli ultimi esami di architettura e dell'Accademia di Belle Arti a Milano e a un certo punto si ammala. Si ammala, ha una gastrite mostruosa, va da un medico e questo medico, un genio, gli dice: guardi, ho fatto tutte le verifiche, lei non ha niente, c'è qualcosa che non va nella sua vita, lei è sicuro che sta facendo quello che vuole fare? Perché secondo me c'è un problema. Il mio padre in effetti lavorava per pagarsi gli studi come assistente degli architetti e faceva il pittore, ma si era reso conto che erano due ambienti terribili dove non contava l'arte, contava gli affari, eccetera, eccetera, insomma stava male. E grazie al consiglio di questo medico decide di abbandonare l'università e inizia a fare l'attore. E gli passa il mal di pancia e questo crea nella testa di mio padre un principio fondamentale che è poi quello che mi trasmetterà ripetendomelo mille volte, cioè fai quel che vuoi che campi di più, questa massima fondamentale. E inizia a fare l'attore, inizia a raccontare delle storie divertenti, va a Milano e va da un produttore teatrale e che lo ingaggia per fare dei pezzi comici in una rivista. E a casa di questo produttore vede una foto di una ragazza bellissima, che è mia madre, e poi si trova in compagnia con questa ragazza e si rende conto che è inarrivabile, perché mia madre era piena di corteggiatori in maniera veramente esagerata, e decide di usare la tattica dell'indifferenza, cioè non la guarda mai. Ma mia madre, che era un po' una strega, si rende conto che quando lui è convinto che lei non la guardi, lui la guarda. E quindi capisce che c'è del tenero e fa una roba che nel 1953 era un estremismo comportamentale enorme, cioè durante uno spettacolo si incrociano dietro il fondale del palcoscenico e mia madre lo prende per il bavero, lo sbatte contro il muro e lo bacia. E inizia una storia d'amore colossale in cui lui accompagna a piedi a casa lei, perché non c'erano i soldi neanche per il tram, loro guadagnavano veramente 2 lire. E poi lei lo riaccompagna lui a piedi a casa dall'altra parte di Milano e poi lui la riaccompagna, insomma si amavano tantissimo.